So, as an educator, my job is to provide information about sexual health and have students critically think by exploring all sides of an issue. Critical thinking skills are the largest component of porn literacy, it's the ability for young people to analyze and ask questions about the media that they're viewing. Critical thinking skills allow young people to understand the intention behind pornography. So much of sex education is reflecting on our values and beliefs in relation to a topic, and porn literacy is no exception. For facilitators, it's first important for them to reflect on their reasons for wanting to teach porn literacy. Do they want to teach porn literacy because they believe watching porn and by extension sex work is inherently bad and they want to stop young people from accessing it? Nel video precedente abbiamo iniziato ad accennare al tema molto controverso dell'educazione sessuale nelle scuole per bambini e ragazzi. Se fino a pochi anni fa l'educazione sessuale si limitava a poche nozioni base di biologia riproduttiva e di informazioni sulla prevenzione di gravidanze e di malattie sessualmente trasmissibili, oggi le linee guida delle principali istituzioni internazionali hanno abbracciato un concetto ben più ampio di educazione educazione sessuale. Tale concetto viene ben descritto in uno dei principali documenti di riferimento per la materia, Standard per l'educazione sessuale in Europa dell'OMS, che si propone appunto come riferimento per i responsabili delle politiche, per le autorità scolastiche e sanitarie e per gli specialisti. È importante notare che la versione italiana di questa guida porta il bollino dell'approvazione della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica. Questo tipo di educazione sessuale olistica si propone di fornire informazioni imparziali e scientificamente corrette su tutti gli aspetti della sessualità e di far sviluppare ai bambini le competenze necessarie ad agire sulla base delle predette informazioni. Viene precisato che un'educazione sessuale classica che informa su come prevenire gravidanze e malattie sessualmente trasmissibili è un focus negativo che suscita paure e limita l'acquisizione delle competenze. Da notare questo linguaggio aziendale incentrato sul concetto di competenze skills, problem solving, comunicazione, negoziazione, eccetera, applicate alla sessualità umana, in particolare infantile. L'ennesimo tentativo di controllo capillare degli esseri umani, entrando nella sfera più intima, quella sessuale. L'approccio olistico si basa infatti sul concetto di sessualità come area del potenziale umano, potenziale che spetta alle istituzioni valorizzare aiutando bambini e ragazzi a far maturare queste preziose competenze. Oltre al concetto di competenza che troveremo ossessivamente nel documento, è interessante notare anche l'uso del termine empowerment, tipico dei movimenti attivisti transfemministi. Vediamo ora le argomentazioni usate nel testo a favore di questo tipo di educazione sessuale. Innanzitutto viene statuito che tutti gli esseri umani nascono come esseri sessuali, concetto a mio parere piuttosto incompleto perché non tiene conto del fatto che i bambini sono sessuati, sì, ma non sessuali. Il testo sostiene che lo sviluppo della sessualità inizia addirittura nel grembo materno. Il che mi ricorda molto quel video promozionale dell'ospedale infantile di Boston, dove la dottoressa sostiene sorridendo che i bambini conoscono la propria identità di genere fin dal grembo materno. Inoltre, come ho evidenziato nel video precedente sullo sdoganamento della pedofilia, il concetto di bambini come esseri sessuali dalla nascita, cavallo di battaglia del guru della rivoluzione sessuale Alfred Kinsey, è uno degli argomenti cardine su cui si poggiano i movimenti pro pedofilia. Il secondo argomento di questi movimenti si incentra sul concetto di diritti umani, ovvero il diritto del bambino di scegliere con chi avere rapporti sessuali. Nel documento International Technical Guidance on Sexuality Education dell'UNESCO ritroviamo proprio un approccio basato sui diritti umani. Nel testo c'è scritto che fornire ai giovani un equo accesso all'educazione sessuale comprensiva rispetta il loro diritto allo standard di cura migliore possibile, tra cui il diritto di compiere scelte sessuali sicure, responsabili e rispettose, libere da coercizione e violenza. Il concetto di consenso è la chiave qui e anche se ad uno sguardo superficiale può sembrare una nozione positiva, se si conoscono le argomentazioni principali pro pedofilia dagli anni 70 a oggi, non si può fare a meno di notare che il consenso del minore è il loro principale cavallo di battaglia. Nel documento dell'OMS i riferimenti ai diritti umani sono molteplici, in particolare l'educazione sessuale viene presentata come un diritto umano, il che per logica rende chi la critica un oppositore dei diritti umani, altro modo per tacitare il dissenso. L'educazione sessuale viene inoltre ritenuta necessaria perché quella informale fornita da genitori e familiari non viene considerata valida. Anche l'esposizione dei giovani a nuove fonti di informazione viene citata per giustificare l'intervento delle istituzioni, per contrastare e correggere le informazioni e le immagini fuorvianti veicolate dai media. Vediamo ora i principi su cui si basa l'educazione sessuale olistica. L'educazione sessuale è adeguata per l'età rispetto al livello di sviluppo e alle possibilità di comprensione. Poi, quando leggeremo le griglie destinate alle varie fasce d'età, giudicheremo quanto adeguata per l'età sia questa educazione olistica. Si basa sui diritti umani, sessuali e riproduttivi e a me sembra il solito cavallo di troia dei diritti umani e delle libertà e dell'autodeterminazione, usato ormai per introdurre qualsiasi cosa, stroncando sul nascere qualsiasi forma di opposizione. Si basa su un concetto olistico di benessere che comprende la salute. Quindi, un bambino che non si sottopone a questo bombardamento continuo di informazioni sul sesso e la sessualità in qualche modo ne risente in salute? Poggia saldamente sui principi di equità di genere, autodeterminazione e accettazione della diversità. Tutte parole chiave dell'attivismo woke ideologizzato. Bellissime parole vuote che, esattamente come il focus sui diritti umani, servono a impedire che il documento possa essere criticato. L'educazione sessuale inizia alla nascita, punto che abbiamo già trattato. Un malpensante potrebbe pensare che si tratti della tattica vecchia come il mondo, usata da ogni regime totalitario o aspirante tale. Più piccoli li prendi, più alte saranno le possibilità di indottrinarli per la vita. Deve essere intesa come un contributo verso una società giusta e solidale, attraverso l'empowerment delle persone e delle comunità locali. Un altro mucchio di parole vuote che non significano assolutamente nulla se rapportate all'educazione sessuale per i minori, ma che suonano altisonanti e compassionevoli. Infine, l'ultimo punto è basato su informazioni scientificamente accurate. Indispensabile qui il rimando alla scienza, nuova divinità astratta dei tempi moderni. La devozione incondizionata al principio di autorità che la scienza rappresenta è ben nota a chi compila questi documenti. Serve ancora una volta a rendere il contenuto del testo definitivamente inattaccabile. Il documento dell'OMS va a braccetto con le linee guida tecniche internazionali per l'educazione sessuale delle scuole dell'UNESCO quindi dell'ONU. Nel testo vengono sviluppati i concetti chiave su cui si deve basare l'educazione sessuale nelle scuole. Vediamoli brevemente. Numero 1. Relazioni. Gli argomenti trattati sono famiglie, amicizia, amore e relazioni romantiche, Tolleranza, inclusione e rispetto, solite parole ormai svuotate di significato, impegni a lungo termine e genitorialità. Se leggiamo le griglie con gli obiettivi di apprendimento, notiamo che i temi sono trattati con una minuziosità di dettagli impressionante, espressione a mio avviso del tentativo continuo di controllare e dirigere in maniera capillare ogni più intimo aspetto del comportamento umano. È interessante anche notare come si incoraggino attivamente bambini e ragazzi a farsi attivisti per la giustizia sociale rigorosamente walk. Tra le skills, le competenze richieste, c'è proprio fare pratica nell'esporsi a favore dell'inclusione, della non discriminazione e del rispetto per la diversità. Inutile che io ritorni ora sul discorso delle parole vuote e compassionevoli, il concetto è passato. Numero 2. Valori, diritti, cultura e sessualità. Anche qui troviamo incoraggiamenti continui a Take action, agire attivamente per promuovere i diritti umani riferiti alla salute sessuale e riproduttiva. Numero 3. Capire il genere. Qui si parla di costruzione sociale del genere e norme di genere, uguaglianza di genere, stereotipi e bias, violenza di genere. E qui entriamo nel cuore dell'ideologia gender. I bambini dai 5 agli 8 anni dovrebbero infatti imparare l'importantissima differenza tra sesso biologico e genere e riflettere su come si sentono riguardo al proprio sesso e genere. Essere gender questioning, a quanto pare, è una skill essenziale per i bambini delle elementari. Tra i 9 e i 12 anni. Devono essere in grado di spiegare come l'identità di genere di qualcuno possa non concordare con il loro sesso biologico e sapere che tutti hanno un'identità di genere, l'anima sessuata, insomma. La skill essenziale per questa fascia d'età. È apprezzare la propria identità di genere e dimostrare rispetto per le identità di genere altrui. Dai 15 anni in su, i ragazzi devono direttamente trasformarsi in attivisti woke, devono riconoscere il proprio gender bias e come può essere nocivo agli altri, stabilire in maniera critica il proprio livello di gender bias e attuare strategie per contrastare il proprio gender bias. Inoltre, devono saper definire omofobia e transfobia, dunque, in base alle nuove definizioni, definire transfobia. Chiunque non condivida il concetto ideologico di identità di genere e riconoscere che tutti dovrebbero poter amare chi vogliono senza essere discriminati. E torniamo da malpensanti a riflettere sui cosiddetti map. Minor attracted people. Anche loro dovrebbero poter amare i bambini senza subire discriminazioni? Possono lavorare negli asili, fare i babysitter? Vediamo molto rapidamente i due concetti chiave successivi. Numero 4: violenza e sicurezza. In questa sezione si parla di violenza, consenso, privacy, integrità corporea e di uso sicuro dei media. Alla numero 5 abbiamo le immancabili skills, le competenze per la salute e il benessere. Si tratta la sessualità umana come una sorta di corso di Formazione professionale. Si parla di competenze in comunicazione, rifiuto e negoziazione e di decision making, roba che di solito si scrive sul curriculum per darsi un tono. Mancano solo il problem solving e la capacità di lavorare in team. I bambini tra 5 e 8 anni in questo caso devono imparare che tutti hanno il diritto di compiere le loro scelte e che tutte le decisioni hanno conseguenze, dimenticando che in ambito sessuale un bambino non è assolutamente maturo per compiere scelte. Saltiamo il concetto 6 che si incentra in generale sul corpo umano e il suo sviluppo, gravidanze, pubertà eccetera, ma sempre con la consueta ossessiva minuzia nel voler controllare pensieri, sensazioni e azioni. Vi invito a consultare il testo se interessate ad approfondire. Passerei ora a una delle sezioni più significative, quella sul concetto di sessualità e comportamento sessuale. Tra i 5 e gli 8 anni i bambini devono imparare che il godimento fisico e l'eccitazione sono sentimenti umani naturali e che questo può comportare una vicinanza fisica ad altre persone. Devono essere in grado di articolare che le persone possono dimostrare amore per altri attraverso il tocco e l'intimità fisica, con baci, abbracci, tocchi e a volte attraverso comportamenti sessuali. Per carità. Tutto vero. Ma io mi chiedo quanto possa essere realmente di beneficio per dei bambini che dovrebbero sostanzialmente godersi il gioco e l'innocenza essere bombardati da tutte queste informazioni di tipo sessuale. Secondo me si nega loro il piacere della scoperta dell'intimità al momento giusto e con la persona giusta, quando saranno più grandi. Inoltre, a parer mio, si rischia, se sono particolarmente piccoli, di sessualizzarli prima del tempo. Giochi innocenti potrebbero trasformarsi tranquillamente in giochi del dottore. Un po' troppo adulti. E vedremo in seguito, analizzando il documento OMS, che si fa menzione esplicita del gioco del dottore. Preoccupazioni come quella che sto esponendo ora vengono sminuite in una sezione specifica del documento UNESCO volta a smentire tutte le argomentazioni contro questo tipo di educazione sessuale. State tranquilli, scrivono in tono paternalistico: i bambini traggono solo benefici da questo approccio, e se i genitori obiettano è perché hanno paure irrazionali o perché sono ignoranti. Obiezioni di tipo culturale culturale o religioso vengono liquidate come non in linea con i diritti umani e viene ribadito il ruolo dello Stato nell'essere di supporto e complemento al ruolo dei genitori e della famiglia. L'appello all'autorità della scienza viene utilizzato come argomento chiave. Si legge appunto, ricerche in tutto il mondo indicano chiaramente che, le evidenze illustrano che, eccetera eccetera. E per rafforzare l'autorità della scienza ecco che entra in scena il documento dell'OMS. Vediamolo ora più nel dettaglio, analizzando le griglie di apprendimento per le diverse fasce d'età. I bambini dai 0 ai 4 anni devono essere educati ad apprezzare il proprio corpo e il senso di benessere e fiducia creati dalle esperienze fisiche e di attaccamento, e a rispettare l'equità di genere. Immaginate un bambino di 2 anni chiamato a riflettere sull'equità di genere. Secondo l'OMS, in questa fascia d'età devono imparare, oltre alle basi della riproduzione umana, che esistono modi diversi di entrare a far parte di una famiglia. C'è scritto ad esempio adozione, ma suppongo, vista la matrice ideologica del testo, che in realtà si intenda parlare dell'utero in affitto e di procreazione medicalmente assistita. Si parla di accettare diversi modi di diventare figlio all'interno di una famiglia, come ad esempio essere stato commissionato, comprato e portato via alla madre? Ma le mie sono solo supposizioni. Per quanto riguarda la sessualità ai bambini di 0-4 anni va insegnata la gioia e il piacere nel toccare il proprio corpo attraverso la masturbazione infantile e il fatto che la gioia del contatto fisico è un aspetto normale della vita di tutte le persone i bambini vengono incoraggiati ad ascoltare il proprio corpo a parlare delle sensazioni piacevoli e spiacevoli nonché ad esprimere i propri bisogni desideri e limiti ad esempio nel gioco del dottore e a raggiungere sensazioni di benessere tenendo però sempre presente che se la sensazione non è bella, non si deve sempre accondiscendere. E qui ci si chiede con chi dovrebbero accondiscendere a sensazioni piacevoli dei bambini di 0-4 anni. I bimbi di questa età vengono inoltre chiamati ad acquisire consapevolezza dell'identità di genere, quindi devono imparare che tutti gli esseri umani possiedono un'anima sessuata che può non essere congruente con il loro sesso biologico assegnato alla nascita. Il diritto di esplorare le identità di genere compare anche nel riquadro riguardante sessualità e diritti in cui troviamo anche il diritto di esplorare la nudità e la preoccupante consapevolezza che possono decidere per se stessi. Per approfondimenti in merito al consenso del minore in ambito sessuale, rimando al mio video precedente. Ai bambini della fascia 4-6 anni vengono in sostanza insegnate le stesse cose, ma più nello specifico. Ad esempio, per quanto riguarda la fantomatica identità di genere, viene indicato che devono essere aiutati a sviluppare un'identità di genere positiva e a consolidare la propria identità di genere. Salto la fascia d'età 6-9 anni perché ripete in modo più approfondito i concetti della fascia d'età precedente. Se guardiamo invece la fascia 9-12, fase delicatissima in cui i ragazzini si avviano alla pubertà, vediamo che in questa fase devono sapere tutto sul cosiddetto orientamento di genere, su piacere, masturbazione e orgasmo e sulle differenze tra identità di genere e sesso biologico. Per i ragazzi più grandi, dai 12 in su, gli stessi temi vengono trattati via via più nello specifico trovo degno di nota soprattutto questo riquadro Fertilità e riproduzione dedicato ai ragazzi da 15 anni in su. Si parla di gravidanza surrogata e riproduzione medicalmente assistita e mi chiedo se sia concesso parlarne anche in termini critici ed etici. All'ultima riga si legge anche bambini su misura, genetica e mi chiedo cosa si intenda dire in questo punto. Alla voce sessualità si parla anche di sesso come transazione e viene specificato prostituzione, ma anche sesso in cambio di piccoli regali in inviti a pranzo, serate, piccole somme di denaro. Proprio come nel documento UNESCO, ogni opposizione a questo tipo di educazione sessuale viene prontamente sminuito. Nella prefazione si legge che introdurre l'educazione sessuale, specialmente nelle scuole, non è sempre facile. Molto spesso si incontrano resistenze basate principalmente su paure e idee erronee. È tutto molto semplice, basta etichettare il dissenso come frutto di ignoranza, malafede o come in questo caso con tono paternalistico, di non precisate paure e fobie. Non a caso chiunque critichi le istanze del movimento attivista LGBT si guadagna istantaneamente l'etichetta di fobico. Nel documento OMS è scritto nero su bianco che l'intento è rendere l'educazione sessuale e relazionale un argomento curricolare obbligatorio e pertanto materia d'esame, con la debole scusa che al contrario l'attenzione verso il tema calerebbe. Nero su bianco troviamo anche la convinzione che l'educazione sessuale debba iniziare precocemente nell'infanzia, sempre per favorire l'empowerment e le competenze. Qualsiasi cosa questo significhi per un bambino di 4 anni. Ora, alla luce dell'analisi dei contenuti di queste linee guida internazionali, senza alcuna paura irrazionale o ignoranza, io penso che la riluttanza di molti genitori a introdurre questo tipo di educazione sessuale con questa ingerenza così forte in una sfera così intima non dovrebbe stupirci. Inoltre, chiunque abbia familiarità con l'ideologia gender e con il transfemminismo vede subito che questi testi ne sono pervasi. Basta guardare il glossario del documento. UNESCO per vedere come le definizioni di gender, gender identity, gender variance e così via siano copiate pari pari dai glossari forniti dall'attivismo LGBT. La sola definizione di identità di genere, descritta come la profonda esperienza interiore e individuale del genere che può o non può corrispondere al fantomatico sesso assegnato alla nascita, è identica a quelle che abbiamo analizzato nei video precedenti. Si parla di transgender, di transfobia, di pansessuali, di orientamento sessuale. Riferito a persone dello stesso genere e non dello stesso sesso. Il genere, però, viene definito come gli attributi sociali, le opportunità e le relazioni associate a uomini e donne, socialmente costruiti e appresi attraverso processi di socializzazione. Come al solito nell'ideologia gender, l'incoerenza regna sovrana e la logica non ha alcun rilievo. Per chi non fosse d'accordo con l'introduzione di questa educazione sessuale olistica nelle teste dei loro figli, è importante sapere che tutte le principali istituzioni internazionali. Invece la sostengono e che la sua implementazione a livello globale, ma soprattutto occidentale, fa parte degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030, il che significa che, volenti o nolenti, questa educazione ci verrà imposta nei prossimi anni. E se qui stiamo appena iniziando, all'estero sono in molti a ribellarsi, chiedendo a gran voce che i bambini vengano lasciati essere bambini, senza ossessionarli con sessualità, identità di genere o gender equality che siano. Hi, I'm Educator. And I'm Eva, a sex researcher. I use the pronouns she and her. Today we have our dolls, ginger and blue. They are gender flexible today, so you can use any pronoun you want for them. True or false? There's no right or wrong age to fall in love, this is true. People fall in love at all different kinds of ages. La propaganda non può far nulla se non trova un terreno fertile da coltivare e irrigare. Gianluca Magi Goebbels. 11 tattiche di manipolazione oscura. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e iscriviti al canale. Per chi volesse sostenere il canale, in descrizione c'è un link per le donazioni PayPal. Il mio nome è Elisa. Benvenuti nel mondo nuovo 2.0.